Ritorniamo in diretta con le immagini che ci giungono dal sagrato della chiesa di San Pio da Pietrelcina, che tra poche ore sarà teatro della grande veglia di preghiera in preparazione alla festa liturgica di Padre Pio. Noi questa mattina, per prepararci anche a questo momento e quindi anche alla festa liturgica del nostro santo, vogliamo approfondire alcuni tratti della spiritualità di Padre Pio. Lo vogliamo fare con un graditissimo ospite, Don Giovanni Antonacci, parroco della parrocchia San Michele Arcangelo in Manfredonia, autore di una interessantissima pubblicazione che provo a mettere a favore di camera anche per permettere alla regia di inquadrarla. Padre Pio e doni dello Spirito Santo, carismi ordinari e straordinari. Buongiorno Don Giovanni, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi Leonardo in studio e a tutti gli ascoltatori di Padre Pio TV in questa vigilia così importante. Abbiamo aperto la nostra puntata, Don Giovanni, con le immagini dell'ultima messa di Padre Pio, che insomma in qualche modo ci hanno fatto anche vivere per certi versi quei momenti così belli, che erano poi momenti di emozione, potremmo dire, di chi partecipava alla celebrazione eucaristica presieduta da Padre Pio. E oggi vogliamo fare una riflessione proprio a partire dalla celebrazione eucaristica, e il motivo per questa riflessione ci viene proprio dal fatto che oggi è domenica, dunque il giorno del Signore. Tutti siamo chiamati a partecipare appunto alle varie celebrazioni domenicali. Allora vorrei chiederti, anche alla luce dei tuoi studi, delle tue pubblicazioni, quale importanza bisogna dare alla celebrazione eucaristica, considerando anche l'esperienza spirituale di Padre Pio da Pietrelcina? Sì, certamente l'Eucaristia è stata il cuore della vita e della missione di Padre Pio, e su questo si potrebbe dire tanto. Però ecco, a beneficio dei nostri ascoltatori, mi piace parlare della centralità dell'Eucaristia a partire dagli insegnamenti di Padre Pio a due livelli. Stasera nella veglia, stanotte nella veglia, nel racconto del transito di Padre Pio, secondo la relazione di Padre Pellegrino Funicelli, che era il testimone di quei momenti, ascolteremo che Padre Pio si alzava all'una, alle due, alle tre, e dopo aver fatto qualche passetto nel corridoio cominciava la grande preparazione appunto alla Santa Messa, che generalmente celebrava alle 5 del mattino. Questo perché? Perché il cuore di Padre Pio quasi spasimava prima di incontrare l'amato. Ecco, per Padre Pio la messa era l'incontro con la persona amata, con la persona più importante della sua vita, un incontro al quale si preparava per lungo tempo, un'ora, due ore o anche più in preghiera, e dopo il quale ringraziava anche lì per lungo tempo. Non dimentichiamoci che l'impressione delle stimmate visibili commemorata qualche giorno fa, giorno 20, avvenne proprio nel ringraziamento dopo la Santa Messa. E questo è un insegnamento per tutti quanti noi. Attenzione, in che senso? Non nel senso che tutti i cristiani o anche tutti i sacerdoti possono letteralmente ripetere la stessa esperienza di Padre Pio, cioè trascorrere così tanto tempo preparandosi prima della messa, ma nel senso di ricordarci che la messa è un incontro, è l'incontro con Dio, l'incontro settimanale. Pensiamo per esempio ai tanti fedeli che lavorano durante la settimana, sono presi da tanti affanni, occupazioni, preoccupazioni. Ecco, l'incontro con la persona centrale della nostra vita, perché per Padre Pio era davvero una relazione cuore a cuore con il Signore, l'Eucaristia. Non dimentichiamoci che Padre Pio ha raggiunto la fusione dei cuori. Ecco, questo incontro poi genera nuova linfa, nuova grazia, nuova forza per camminare poi al meglio nella nostra vita, ecco, tra le vicende alterne dell'esistenza di ogni giorno. E poi il secondo aspetto che volevo mettere in evidenza è un tasto un po' delicato, però a proposito dell'Eucaristia domenicale forse vale la pena toccarlo. Si sa che ogni tanto nella confessione poteva capitare che Padre Pio rinviasse per una ulteriore riflessione indietro il penitente. Su questo si è scritto e detto molto, non sempre a proposito. In realtà uno dei casi in cui Padre Pio in un primo momento, e questo lo sottolineo tre volte, in un primo momento rinviava il penitente per una ulteriore riflessione senza assolverlo, era quasi sempre per un aver trascurato, a volte anche per lungo tempo, la partecipazione all'Eucaristia domenicale. Ma perché Padre Pio faceva questo? Sostanzialmente per due motivi.
Innanzitutto perché Padre Pio, a differenza di tanti di noi, anche sacerdoti comuni, tra virgolette, aveva dei carismi soprannaturali, come nel libro provo a mettere in evidenza, e quindi l'ascoltazione dei cuori. Quindi ecco, aveva il Certo. dono di vedere se c'era un reale pentimento, un proposito di conversione, ma anche perché, e con questo vorrei concludere, il rinviare, ecco, momentaneamente il penitente non era finalizzato a non volerlo assolvere, naturalmente, a non volerlo riportare nella grazia di Dio, ma a Anzi. creare un tempo intermedio nel quale il fedele, il figlio spirituale o anche il pellegrino occasionale, come tante volte erano quelli che giungevano a San Giovanni Rotondo, potesse prendere coscienza dell'importanza di partecipare all'Eucaristia domenicale, cioè del fatto che se non si dedica almeno un'ora a settimana al nostro rapporto con il Signore, il nostro cristianesimo rischia di diventare solo formale, soltanto di facciata, un po' come due amici che non si incontrano mai, non si parlano mai, ecco, non si scrivono mai. Ecco, Padre Pio in questo senso, cioè di rapporto con il Signore, concepiva l'Eucaristia domenicale come non solo necessaria e indispensabile, ma come il momento più importante della vita di un cristiano. Don Giovanni, allora per chiudere la nostra riflessione, quale insegnamento può darci Padre Pio nell'esercizio delle virtù cristiane? Tu ci hai già parlato di una sorta di pedagogia, potremmo chiamarla così, di Padre Pio nei confronti del sacramento della confessione e anche dell'Eucarestia, ma più in generale ti chiederei il dono della sintesi. Quale insegnamento può darci a proposito delle virtù cristiane? Sicuramente Padre Pio ha esercitato tante virtù, però due ne ricordiamo in particolare, che lui diceva essere il fondamento e il tetto della vita spirituale, che sono l'umiltà e la carità. Oggi il Vangelo ci dice: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo il servo di tutti. Padre Pio, come tanti santi, oggi viene glorificato, verranno decine di migliaia di persone anche questa sera, nella giornata di domani, ad onorarlo. Ma si è fatto ultimo perché si è fatto umile figlio della Chiesa, anche quando, diciamo così, non ne comprendeva appieno a volte le decisioni. Ecco, l'umiltà a vari livelli, quindi umiltà tra di noi e carità nelle comunità cristiane, cioè ricordarci il fine per il quale lavoriamo, che è l'annuncio del Vangelo. Ma mi permetto di dire, la festa di San Pio è un messaggio anche per tutti, credenti e non. Cioè, l'umiltà significa consapevolezza di non farcela da soli, consapevolezza che la verità ci supera, che la verità ci trascende, che non siamo tutto, che non ci siamo dati l'esistenza e che quindi vale la pena mettersi in sincera e appunto umile ricerca della verità, perché la verità che per noi credenti è Dio e Gesù Cristo, ci sorprende se noi ci lasciamo da essa sorprendere nella nostra vita. Bene, Don Giovanni, allora io ti ringrazio, ti ringraziamo per queste brevi ma incisive riflessioni che ci aiutano ad entrare nel clima di questa giornata di preparazione alla festa liturgica di Padre Pio da Pietrelcina. Padre Pio, doni dello Spirito Santo, carismi ordinari e straordinari, e l'interessante volume che tu hai scritto per parlare proprio della spiritualità del nostro santo a partire dai carismi che ha ricevuto. Grazie, buona domenica. Grazie a voi e buona festa di San Pio. Grazie. Andiamo in pubblicità.